Buongiorno cari amici juventini di calciomercato.com, ovviamente buona Pasqua a tutti quanti voi, buona Pasqua per modo di dire. Dal punto di vista calcistico e juventino non è sicuramente una buona Pasqua, ennesima sconfitta. Vi ricordate cosa disse Andrea Agnelli dopo la sconfitta col Maccabi in Champions League un anno e qualcosa fa? Che determinò l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, si presentò davanti ai microfoni di Sky per dire: è una vergogna, però non è colpa di Allegri. Non è colpa di Allegri. Adesso, un anno dopo, siamo all'ennesima sconfitta da parte della Juventus, la quarta sconfitta nelle ultime 9 partite. E non parla nessuno, parla solo Allegri, non parla nessuno. Elkan tace, Giuntoli tace, Ferrero e Scanavino non ne parliamo nemmeno, Manna, vabbè, non parla nessuno. Calvo, sono tutti impegnati in altre cose, perlomeno, o parleranno tra di loro, non lo so. Comunque, nessuno di questi che va davanti a una televisione ed esprime il proprio parere su questo disastro, perché questo è un disastro. Ci va solo Allegri. Allegri che chiaramente, come se niente fosse, viene a raccontare la favola che tanto il calcio è questo, a volte si vince, a volte si perde, a volte va tutto bene, a volte va tutto male, che non ha nulla da rimproverare alla squadra, perché la squadra si è impegnata, quindi sta girando solo male. Preso gol, è stato preso gol solo nel finale, si è sbagliato nel finale, sì, si poteva fare qualcosa in più, ma si è preso gol nel finale, c'è comunque la Coppa Italia ancora da giocare e comunque la Juventus, questa Juventus che non vince mai, anzi che perde, che fa 7 punti in 9 partite, è comunque ancora terza, è ancora terza, magari si arriverà a conquistare la qualificazione in Champions League all'ultima giornata, ma va bene così, va bene così. Va tutto bene, Madama Juventus. E nessuno che ha nulla da obiettare. Nessuno che non. Poi mandano Szczęsny a parlare davanti ai microfoni. Cosa dice Szczęsny? Sì, è un brutto momento. Sì, non è che non ci sia impegno. Pensavamo di vincere lo scudetto, non l'abbiamo vinto. Vabbè, però ci dobbiamo rifare. Le solite storie. Le solite storie. La Lazio andava male altrettanto come la Juventus. Aveva fatto 3 sconfitte consecutive in casa. E adesso ha vinto, appena arrivato il nuovo allenatore, ha già vinto. Ha vinto, quindi la scossa Tudor l'ha data. Ecco, Allegri non riesce a dare la scossa da praticamente dopo la sconfitta con l'Inter. La Juventus è morta, oppure è in coma, non riesce a svegliarla. Allegri non riesce a svegliarla, ma va bene così, perché lui ha sempre come alibi il fatto che alla fine ti dice: questa è la squadra. Questi ho, questi sono i giocatori che ho a disposizione, si impegnano, fanno quello che possono, ma sono limitati, non te lo dirà mai così come te lo sto dicendo io, però lui questo pensa e quindi quello è l'alibi davanti alla dirigenza, dice: oh, ma questa è la squadra che avete fatto voi, io non c'entro niente, quindi non c'entra niente il gioco, non c'entra niente che non ci abbiano più voglia e che abbiano perso qualsiasi mordente, che questa squadra non abbia più la motivazione per andare a inseguire almeno il posto Champions. Non c'è niente, c'è il nulla, c'è un buco nero, anzi bianco nero. Eppure per Allegri praticamente è colpa di cosa? Beh, la qualità dei giocatori, anche se, ripeto, non lo dice, ma quando ti ripete: ai giocatori non devo rimproverare nulla, lui sottintende questo, non posso rimproverargli nulla perché questi sono. Quando mi daranno di nuovo i campioni che avevo una volta, allora potrò rimproverarli perché sono campioni e non si impegnano. Questi si impegnano, ma questo è il risultato. Ma non è proprio così. Non è proprio così, perché questi giocatori comunque sono giocatori di, sì, non altissimo livello, alcuni ce ne sono, tipo Chiesa che è stato anche sostituito ed è stato l'unico ad andare vicino al gol. C'è Rabiot, ci sono, c'è Danilo, ci sono dei giocatori comunque di livello, c'è Szczęsny, c'è Vlahovic che non ha potuto giocare, però insomma qualcuno c'è,
Poi è vero che anch'io ritengo che questa squadra sia mediocre, al di là di quello che dicono altri, che sostengono altri miei colleghi. Però un minimo di impegno ce lo possono mettere, un minimo di gioco, di idee in campo, invece niente. Cioè, la squadra prende palla e poi porta avanti sta palla e non sa, praticamente non c'è uno schema, non c'è un gioco che tu vedi che è stato studiato, che viene messo in campo, che viene attuato, cioè non c'è niente. E questo da chi dipende? Questo da chi dipende? Probabilmente da un allenatore che li allena tutta la settimana e che, al quale la società dà uno stipendio di 7 milioni all'anno. Cioè 7 milioni all'anno per vedere questo nulla? E Allegri non ha colpe? Io ho come un'impressione, e la chiudo qui, che quasi tutti i dirigenti abbiano il timore di addossare una colpa all'Allegri, temono Allegri, cioè il terrore reverenziale nei confronti di Allegri, come se Allegri fosse lui il general manager, il capo della Juventus, non lo so, hanno quasi paura e terrore di andare davanti a una televisione e andare a dire sì, stiamo facendo schifo, perché ultimamente ho saputo, mi è stato detto, che dopo Juve-Genoa, Elkan è uscito dallo stadio e praticamente ha detto che aveva assistito a una partita indecente. Ma perché questo Elkan non lo dice davanti alle telecamere? Perché lo dice solo in separata sede e magari lo smentisce dopo che l'ho detto io praticamente? Cioè, perché nessuno ha il coraggio di andare davanti alle televisioni e dire sì, è vero, c'è un grosso problema, non sappiamo come risolverlo e questo problema adesso lo prenderemo in mano e lo affronteremo anche con l'allenatore perché lui è il responsabile. Perché non lo si dice? Ma si ha davvero paura di Allegri? Hanno paura di far arrabbiare Allegri? Allegri che non se ne va, tanto non se ne va. Allegri non se ne va, può crollare il mondo, può succedere un Armageddon alla Juve e sta già succedendo, perché non so come definire quello a cui stiamo assistendo, eppure lui non se ne va. Quindi qualcuno glielo deve dire, deve avere il coraggio di dirglielo. Non ce l'ha nessuno. Quando lo troveranno il coraggio? Quando lo troveranno? Quando è che finirà questa agonia? Quando è che finalmente qualcuno avrà il coraggio di andare a dire, mister, non ci siamo, mister. Dobbiamo chiuderla qui. Quando ci sarà questo coraggio? Buona Pasqua.